collega ovviamente di Renato del Garda con il Venerdì Village. Ma c'è iniziato? Presentatevi ragazze! Ma c'è iniziato? Sì. Allora, siamo qui con le ragazze che vengono da... Breno! Le ragazze di Breno! E siamo qui per festeggiare lei! Ditelo voi il nome, ditelo voi la mitica... Lucy! La Lucy! Ok, perché la Lucy sì! Sposa! Sì, grande Lucy! Però stavamo leggendo un attimino... Soprattutto Lucy! Mi fai il primo piano sulla maglietta, un attimo! Attenzione, allarga le braccia! Lucy comunque, non Lucy, dai! Ah, Lucy con la S perché a Breno è più sciccoso, con la S! Ok, signore e signori, la stagione della caccia è chiusa... Perché non fargliela riaprire? E perché no, tutti i ragazzi, tutti i cacciatori di Breno si chiedono questa cosa, si chiedono perché no Lucy, Lucy, perché no, perché no? Perché un certo... Christian non vuole. Non ne sarebbe molto felice. Eh no, perché lui ti ha cacciata, ti è riuscito a prendere. Esatto. E basta, è suo diritto. Esatto. Ma come ha fatto a catturarti? In castello a Breno. Ah, il famoso castello di Breno, Esatto. Conosciutissimo il castello. Poi aveva l'arco e fatto. Ma lui si aggirava per il castello con l'arco e la freccia. A Breno è tipico con l'arco e la freccia. Ecco, e tu Lucy, fammi vedere che svolazzavi, svolazza, ecco la Lucy svolazzava per Breno, ecco, vedete che svolazza, ecco, continua a svolazzare. Chi mi fa, come si chiama il marito? Cristian. Chi mi fa Cristian di voi? Lei. Ecco, agirati con l'arco, che fai? Ah, così proprio, me l'hai andato dietro l'orecchio praticamente. Attenzione Cristian, che fai, scagli? L'ha presa. La stai perdendo. Allora lui la stava perdendo, ha approfittato per fare che usa Cristian. Ah, perfetto, incredibile, colpo di scena. Cristian è riuscito a prendersela così, prendendola quasi la sfrecciata, se l'è anche limonata. Perfetto. Una tecnica infallibile che usano i maschi di Breno, ecco. Attente voi ragazzi, attenzione con lo scudo se non volete accoppiarvi. Va bene, per me è una bella storiella questa, Ok. Sei stata contenta stasera? Contentissima. Le tue amiche ti hanno... Soddisfatto molto. Anche tu però mi sembra che hai soddisfatto un ragazzo perché hai fatto la prova del palloncino, giusto? Certo. Al primo colpo? Al secondo. Però insomma anche lei c'aveva la freccia ancora. Esatto. Va bene ragazze, adesso voglio sentirvi cantare, va bene? Al massimo, cioè proprio una cosa... Mi fate un urlo prima? Ok, anche i ragazzi. Anche Jean-Paul così. Sì, Jean-Paul mi sente proprio. Va bene. Ok, allora partiamo, Le abbracciate. Con le mani. E siete abbracciate come fate? Lo facciamo noi da qua. Gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo. Forse l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Il mio incubo. Donna, non dimmi, cosa vuoi dire, sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che tanto tu non me lo dirai purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco fondo,
Quelle asine hanno cercato di mandarmi sulla brutta strada, però io non sono cascata perché alto come te non ho trovato nessuno, bello come te non c'è nessuno e poi come sei tu non c'è nessuno. Grazie amore se ho scelto te perché per me sei l'unico al mondo. Allora ragazze, abbracciate la mitica Lucy, abbracciate la mitica Lucy che ha fatto una dedica stupenda al suo futuro marito. E sì, quella notte, quel giorno, quella notte, in quel castello, nel castello magico di Breno, la freccia è stata scagliata e il loro amore è nato. Auguri Lucy!